Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo qui con Paolo Mereghetti, che ringrazio per la sua disponibilità, per il piacere di averlo qua con noi all'Università dell'Insubria di Varese. E Paolo Grazie a voi. Mereghetti non ha bisogno di presentazione, proprio perché non soltanto è il critico cinematografico del Corriere della Sera, è uno dei critici più famosi, più riconosciuti e riconoscibili d'Italia, ma anche perché ha dato il nome a questa opera enciclopedica, un dizionario che ormai nato nel 1993 ha decenni di edizioni, a cui ha dato il suo nome. Il Mereghetti è un sostantivo che, per rimanere in ambito cinematografico, è un po' come dire Fellignano, il nome di un protagonista che è diventato un modo per parlare di cinema. Vorrei precisare, non l'ho dato io il nome, è stato l'editore che ha cavalcato un uso che era invalso, ma mi sarei ben guardato dal darlo io. Infatti le prime edizioni si chiamavano Dizionario dei Film. E invece adesso non è più possibile pensare al dizionario dei film senza pensare a Il Mereghetti. E sono qua con noi, li ringrazio, Mauro Gervasini, che è docente del nostro corso di storia del mondo contemporaneo, selezionatore della Mostra del Cinema di Venezia, direttore editoriale di FinTV, quindi grazie anche a Mauro. E Grazie con a voi. noi Roberto Manasseo, Settimana Internazionale della Critica di Venezia, anche lui collaboratore un po' del nostro corso, caporedattore di Cineforum.it, fra le varie cose, collaboratore storico di Cineforum, ed è con noi anche Lorenzo Rossi, Buonasera. che grazie Roberto, che insieme a me è docente del nostro corso e che insieme a me ha tenuto il laboratorio di critica cinematografica che si è tenuto nelle ultime settimane. E nel corso di questo laboratorio abbiamo ragionato insieme agli studenti di che cosa significhi oggi fare critica cinematografica, quali siano le sue funzioni, quali siano i suoi luoghi, i suoi tempi, e quindi abbiamo pensato che non ci potesse essere modo migliore per concludere questo percorso che discuterne con il Mereghetti, con un nome per la critica. E abbiamo pensato poi di estendere questa occasione non soltanto a tutta l'Ateneo, ma a tutta la cittadinanza, per cui ringraziamo ulteriormente. E la mia funzione sarà quella di puro presentatore, perché quello che mi piacerebbe che si verificasse è un dialogo tra Mereghetti, Gervasini e Manassero. E parto però in questa funzione, in questa parte di presentatore, con una domanda. Un oggetto che adesso è diventato anche un oggetto grosso, più di 33.000 schede, un'esperienza che si è protratta negli anni, nella memoria di tutti noi, di generazioni più o meno vicine alla mia. C'è un Mereghetti che nel corso degli anni, un'edizione che è servita a qualche cosa, che si usava in qualche modo, un oggetto grosso tutto di carta. Allora, la domanda è: qual è oggi la funzione del Mereghetti, inteso come un dizionario che vuole essere il più completo possibile e sempre più completo, che è un oggetto fisicamente importante e orgogliosamente di carta? La funzione è quella per cui era nato, cioè aiutare lo spettatore casalingo a orientarsi tra le proposte che arrivano. Una volta erano quelle delle televisioni private, il dizionario è nato perché erano esplose le televisioni private e riempivano il loro palinsesto di film praticamente 24 ore su 24, e che oggi invece è declinato, questa offerta si è declinata in mille altri modi. Soprattutto attraverso i canali streaming, ma non soltanto attraverso loro. Quindi, diciamo, il dizionario rimane nei secoli fedele, nei secoli, va bene, nei decenni fedele al proprio servizio alla propria funzione di servizio. Negli anni si è ingigantito, è cresciuto, da 13.000 a 33.000 schede, grosso modo. Naturalmente la completezza è neanche lontanamente pensabile. Pare che soltanto dai tempi del sonoro siano stati fatti più di 100.000 film, quindi figurarsi, poi bisogna mettere quelli del muto. Però l'idea è proprio quella di offrire allo spettatore
qualcosa che sia il meno settoriale possibile, cioè che allarghi la propria offerta stimolando un po' la curiosità di chi l'ha tra le mani. Non c'è, il dizionario non privilegia un genere piuttosto che una tipologia di film, non ci sono soltanto i film degli autori cult né quelli degli autori stracult, per usare un termine di moda, non ci sono soltanto i film italiani, anche se naturalmente i film italiani fanno un po' la parte del leone, ma ci sono i film europei, americani, ma anche dell'America del Sud, anche del lontano Oriente, e ogni anno, cioè ogni due anni, ogni edizione, cerchiamo di allargare il per il possibile, per le nostre forze, a farlo sono io e 10 collaboratori, lo spettro dei film presi in esame. Due anni fa avevamo aggiunto, che so, mi vengono in mente adesso i film della Germania dell'Est, adesso che anche Bologna, il cinema ritrovato, ha fatto una retrospettiva Frank Wolf, e noi un po' di film di Frank Wolf li avevamo. Questa edizione siamo stati molto, come dire, con un occhio particolare per esempio per il cinema giapponese, perché oltre a Mizoguchi, Kurosawa e Ozu c'è molto altro, e per cui, non so, le schede di Naruse per esempio sono cresciute molto, le schede di Ichikawa sono cresciute molto, le schede di Kinoshita sono cresciute molto, adesso sicuramente ne dimentico. Ogni volta cerchiamo, un po' proprio come succede sfogliandolo, io lo so che oggi è tutto digitale, però io sono un uomo dell'altro millennio, del millennio scorso, e rivendico in qualche modo il piacere del libro, mi piace sottolinearlo, mi piace annusarlo, mi piace aprirlo, farci dei segni. Col digitale è un po' complicata questa cosa, ma soprattutto aprendo un libro, soprattutto un dizionario come il mio, hai la possibilità di, come dire, che l'occhio si metta a correre dove vuole lui. Sullo schermo cerco, quando cerco delle informazioni su online, trovo la scheda o l'autore che mi interessava e è solo quello. E basta, e magari c'è tanta roba. Invece nel dizionario uno cerca una scheda, guarda quella prima, quella dopo, due aperto per caso due pagine prima e si ferma a guardare. Ecco, c'è un pochettino questa funzione di stimolo della curiosità che l'online non ha e che invece il prodotto cartaceo spero abbia ancora. Io personalmente mi ricordo, poi vi lascio la parola, mi ricordo molto bene l'esperienza di fare una scoperta aprendo il dizionario a caso, cioè cercare casualmente un punto di partenza e poi andare a fare tutti questi percorsi che passavano dal regista o che passavano dalla prossimità tra un film all'altro, ed è un'esperienza davvero, davvero poco comune oggi nella frequentazione dell'online. È vero, mi sembra, cioè l'online ti va, è una strada, come dire, senza deviazioni, invece mi sembra che la curiosità proprio abbia questo di bello, e cioè che segue dei percorsi, degli stimoli che non sono prevedibili, che sono in qualche modo un po' aleatori e casuali, per cui magari uno può perdersi. Per quello che mi riguarda, quando vado all'estero entro nei negozi di DVD che sono ancora molto forniti, oppure e comincio a guardare quello che c'è. Quando mi arriva il programma di Pordenone o di Bologna, cioè dei due film, dei due festival più belli del mondo, perché ci sono solo capolavori o quasi, che sono quelli del cinema muto e quelli, diciamo, restaurati dalle varie cineteche, ti lasci andare, ah, questo non lo conoscevo, mi ricordo male, guardo, faccio. Certo, non è molto sistematico, però bisognerebbe essere il Padre Eterno per poter sistematizzare la storia del cinema mondiale. Invece così cerchiamo di aiutare chi vuole, come dire, chi non vuole annegare nelle tante proposte che arrivano. Ecco, ma a proposito di sistematizzare, oggi
con la, la chiusura dei cinema è stata un'esplosione dei servizi in streaming, ma in realtà lo sappiamo che era già un processo avviato. Come si sistematizza invece il cinema di oggi rispetto a, a questa marea inaffrontabile quasi di uscite cinematografiche in streaming, no? Perché si parla di conteggi assurdi, quasi 70 film alla settimana tra piattaforme e servizi online, contando che in questo momento le sale sono chiuse. Non credo che nel momento in cui riapriranno le sale, cosa che tutti ci auguriamo, questo fenomeno degli streaming si fermerà, quindi siamo di fronte a un cambiamento epocale e all'apertura di un doppio canale di distribuzione. Il dizionario come può tenere conto di tutta questa materia prima? Cerca, si sforza, nel senso che veramente non è, cioè è un'ondata che rischia di travolgerti, questo è vero. Con i miei collaboratori ci siamo dati un po' il compito di seguire anche le offerte streaming. Il dizionario si è chiuso, diciamo, si ferma a metà giugno, con l'unica eccezione di Tenet, e allora l'offerta streaming era un po' meno ossessiva, adesso è diventata assolutamente quasi inarrestabile. Cosa facciamo? Cerchiamo di ci stiamo ponendo il problema per il futuro, ma cerchiamo, per adesso abbiamo cercato di selezionare i titoli che avevano una qualche ragione di interesse, vuoi perché il regista era conosciuto, vuoi perché i protagonisti e gli attori avevano come dire, una certa fama, vuoi perché ci sembrava, per esempio per i tantissimi documentari che sono, che ci fossero degli argomenti, dei temi, non so, il documentario su Michelle Obama l'abbiamo schedato perché ci sembrava che, come dire, fosse importante averlo, così tanti altri naturalmente, anche quello su Carlo Vanzina, piuttosto che adesso non so, non mi vengono in mente tutti gli altri. È un problema un po', come dire, è un problema gigantesco questo dell'offerta, è un'offerta strabordante, però è anche vero che è un'offerta strabordante che poi però se ne va il mese dopo. Se non vedi subito un film e ti viene il dubbio, hai voglia di rivederlo, come dire, uno su dieci lo ritrovi dopo un mese, dopo un mese e mezzo, e invece gli altri sono spariti, non ci sono più, quindi sono in qualche modo persi e dimenticati, servono solo per fare delle specie di schede. Non so bene, io vorrei continuare nei limiti umani, perché poi, come dire, io sicuramente, ma spero anche i miei collaboratori abbiano voglia di vivere ogni tanto e non soltanto di vedere film e fare schede, che cose, nonostante i tempi cupi, è bello ogni tanto guardare fuori dalla finestra e stare con le persone amate. Io vorrei continuare a schedare quei film che ci sembrano importanti, poi sicuramente ci sarà, io ricevo moltissime mail di lettori che dicono: ah, ma non c'è questo film che è passato su Telesgurgola alle 3:30 di notte, e succede, e gli rispondo: vedremo se possiamo recuperarlo, nel senso che l'assolutezza, cioè, come dire, l'omnicomprensività è impossibile. È vero, l'offerta è troppa, non si riesce neanche a seguire adesso per quanto è. Io spero che nel momento, adesso secondo me le piattaforme di streaming stanno tentando di attirare nuovi abbonati, e quindi quantità, qualità, quantità e qualità, tutto, cercano di mostrare tutto quello che possono. Io penso che, diciamo, autunno dell'anno venturo, mi auguro che le cose tornino tra virgolette normali, che scompaia la paura, che i film possano tornare nelle sale, e quindi anche l'offerta in streaming sarà un pochettino più ridimensionata, forse indirizzata a un pubblico che deve scegliere tra la sala e lo streaming, non lo so, vuol dire, qualcosa succederà, e se no non so come fare, non posso fare già adesso il dizionario mi sembra gigantesco, grossissimo, come dire, mi ricordo, sono cresciuto
con l'incubo della Treccani. La Treccani erano quanti? 40 volumi, 45 volumi. C'erano alcune persone che l'avevano, la biblioteca comunale, e tu andavi a vedere, cioè, non vorrei fare la Treccani nonostante tutto. E quindi un po' di scelta sarà obbligatoria. E qualcuno dirà che abbiamo fatto delle scelte sbagliate, e pazienza, errare humanum est. Senti Paolo, ci sono, come è noto, questo lo dico insomma anche agli studenti che magari ci stanno ascoltando e che hanno poca dimestichezza con il prodotto in quanto cartaceo. Io devo dire la verità che in tutti questi anni di esperienza mi sono accorto che noi abbiamo come allievi dei ventenni, e l'abitudine a leggere i prodotti cartacei va scemando sempre più, cioè la stragrande maggioranza ormai ha questa abitudine insomma crescente al digitale, quindi va anche bene, insomma è anche uno stimolo e forse anche un po' una provocazione. Però una delle caratteristiche del dizionario è quella di riscrivere anche delle schede che erano già state scritte, riconsiderare i contenuti su alcuni autori. In questo ultimo dizionario addirittura autori già molto storicizzati, penso a Bresson e a Fellini. Ti chiedo, ma quando fate questo tipo di esercizio le riscrivete tutte o solo alcuni quelle di alcuni film? E poi soprattutto, perché hai questa esigenza di tornare su quelli più storicizzati, insomma? Diciamo l'esigenza è doppia. Da una parte, come ho detto, le schede si sono un po' ingrandite, allora ci sono alcune schede, soprattutto alcuni capolavori, penso a Bresson per fare un esempio, che avevano delle schede un po' striminzite. Magari il giudizio era, cioè le stellette erano giuste, mezza stella in più e meno non è una grande differenza, però come dire, la scheda era magari un pochettino troppo striminzita, come dicevo ci possono essere dei riassunti che hanno bisogno di essere più svolti, dei ragionamenti critici che vale la pena di spiegare, di spiegare in modo migliore. E quindi, per esempio, come dire, ci sono tanti registi che avrebbero bisogno di essere ripensati proprio soltanto in questa logica, non dico nella logica della revisione critica. E però abbiamo cominciato, e Bresson, come dire, immagino che la prossima volta lo faremo con Dreyer, anche perché aspetto con impazienza un nuovo libro di Apra su Dreyer che sta scrivendo. Cioè Bresson mi sembrava che fosse qualcosa assolutamente importante da fare, e quindi l'ho fatto. L'abbiamo fatto. Fellini è un regista, come dire, che ha bisogno di essere, cioè che anche lui è cresciuto, tra l'altro è cresciuto proprio nella mia memoria e nel mio giudizio. Non ero stato, quando ero giovane, un grande felliniano, preferivo altri registi, mi sembravano più vicini, più con cui fossi più in empatia. Adesso invece, come dire, Fellini mi sembra veramente un gigante gigantesco. E pian piano, siccome il dizionario è fatto, quest'anno grosso modo ci siamo smazzolati un 2500 schede, e tutte me le, cioè i collaboratori le scrivono, le fanno un lavoro ottimo, ma poi capitano tutte a me, le guardo, le riguardo, controllo, correggo, mi arrabbio perché danno dei giudizi che non condivido, tutte queste cose qua, non hai tantissimo tempo. Per cui Fellini ho cominciato con 4 film che mi sembravano importanti, Prova d'orchestra, Roma, La città delle donne e Il Satiricon. Sicuramente nelle prossime edizioni affronterò i primi film, La strada, Il bidone, sono finché importanti che hanno bisogno. Qualche scheda magari funziona, adesso non lo sottovalgo, ma mi sembra per esempio che lo Sceicco Bianco sia una buona scheda che non ha bisogno di particolari interventi, altri no. Quindi diciamo Berman abbiamo fatto la stessa cosa, una quindicina di schede. Il giudizio è cambiato pochissimo, forse un paio di film sono diventati di 4 stelle, ne avevano 3 stelle e mezzo, però sono piccolezze. Però le schede sono molto molto, non so, Fanny Alexander ha un bel riassunto, ha una riflessione importante. Io sono convinto, più passano gli anni, che i riassunti sono importanti.
perché te li ricordi bene, perché non, delle cose ti sfuggono, invece il riassunto ti aiuta. Poi da quando ho trovato una citazione di Grazia Kerke che dice che i riassunti di Edmund Wilson sono già, come dire, un'analisi critica, ho detto sono a posto, nessuno mi può dire niente. E quindi da questo punto, poi invece ci sono dei registi che, non so, quest'anno per esempio abbiamo fatto sia la Vardà che Vaida, sono morti, c'era la possibilità di rivedere i suoi film, perché poi il problema è questo qua, come dire, non fare sulla memoria, e quindi ci siamo messi a riguardare l'opera Omnia, qualche scheda è rimasta uguale, piccoli aggiustamenti, qualcuna l'abbiamo fatta ex novo, l'abbiamo o rifatta o fatta ex novo. Ma però, come dire, adesso qui parliamo soltanto dei grandi, ma abbiamo rifatto anche le schede di Gianni Pinotto, le schede di Francis il Mulo Parlante, proprio rifatte, nel senso che erano troppo striminzite. C'è stata un'occasione, è uscito un cofanetto di Francis il Mulo Parlante, si potevano trovare i film di... Perché non li facciamo? Perché no? Cioè, poi magari ci sarà, come dire, qualcuno che sostiene che ci sono delle schede più importanti da mettere a posto. Può darsi, non siamo, come dire, siamo un gruppo di amici che cerca di fare il lavoro al meglio. E poi ci sono dei film che rivedi perché magari sono importanti e ti chiedi se, se il giudizio non è cambiato. Se uno avesse voglia di fare un'inchiesta filologica su la tragedia di un uomo ridicolo, vedrebbe che ogni una o due edizioni il film cresce di mezza scheda, di mezza stella, e adesso siamo arrivati finalmente alle quattro stelle, si ferma lì. Purtroppo posso dire che succede anche il contrario, perché I Cancelli del Cielo una volta era quattro stelle, adesso è tre. No, nego. Meno, come meno? Non mi ricordo assolutamente. Confermo anch'io. Cancelli del Cielo. Beh, però tre stelle è giusto. Ma voi l'avete rivisto? Perché io l'ho rivisto. L'ho rivisto ogni nel tanto, 2012. A Venezia anche. No, io l'ho rivisto dopo, perché è uscita un'edizione DVD micidiale. Ti assicuro che ogni tanto i film, ma per esempio, sicuramente Cancelli del Cielo, vabbè, tre stelle, ma Omicidi a luci rosse, proprio quest'estate era uscito il Blu-ray. Comprato immediatamente, costretta la famiglia, moglie e perfino mio suocero a vederlo. Cioè, dopo 20 minuti loro volevano chiedere il divorzio, ma io mi chiedevo che film avevo visto quando ero giovane. Nel senso che ti assicuro che quel modo di raccontare, quel modo di andare avanti non regge l'età, non regge assolutamente. Certo che ci sono dei momenti assolutamente, la visita sul set porno con Frankie Goes to Hollywood che cantano, ma per Bach sono molto divertenti. Però ci sono certe cose che ti sembrano proprio soltanto che datatissime, che non reggono, la trama è il giallo è proprio, non parliamone, e quindi rifai dei film casualmente perché è uscito il DVD, non l'avrei certo rifatto, e però fai i conti con il fatto che non regge la misura del tempo. Oppure sempre in primavera è uscito Chiamata per il morto, che era un film, il povero Sidney Lumet è sempre stato considerato un mestierante di serie C, tu lo vedi e dici, ragazzi, sull'attenti e giù il cappello, perché un giallo così, tratto dalle Carré, certo, ma un giallo così, ti rimani inchiodato allo schermo a rivederlo. Un po' sono proposte pensate, stiamo mettendo a punto i film che dovremmo, le filmografie che dovremmo affrontare nella prossima stagione. Sicuramente quando è morto Sean Connery sono andato a vedere le schede dei film interpretati da Sean Connery, e alcune erano un pochettino esili, diciamo così, e quindi sicuramente Sean Connery cercheremo di fare i conti con Sean Connery. Ma altre sono dettate veramente un po' dalla casualità, dal fatto che esce
è uscito un cofanetto Miklos Jancho e toccherà rifare i film di Miklos Jancho. Non so bene se reggono ancora gli entusiasmi di Buttafava, di tanto di entusiasmi, le analisi di Buttafava di 50 anni fa, 40 anni fa, però voglio dire, il bello della storia del cinema è questo, che è una qualcosa di vivo. Parlo troppo, mi sono, dovete farmi così che smetto. No, mi interessava proprio questa idea della storia del cinema come qualcosa di vivo, no? Che non pensi che il dizionario in qualche modo offra anche in questa idea di essere sempre più lungo, complesso, sia nell'ampiezza dei film schedati, sia nell'ampiezza delle singole schede, possa prendere una direzione di una specializzazione, non dico accademica, però quasi, cioè, ormai ha una complessità anche sulle famose schede tematiche di cui si parla molto nelle presentazioni che stai facendo in queste settimane, no? Che hanno una complessità e un approfondimento, penso alla scheda di Star Wars che è scritta insieme a Filippo Mazzarella e ad Alberto Libera, no? Non pensi che ci sia una direzione che il dizionario forse ha già intrapreso? Guarda, vorrei smentirti su questa cosa, nel senso che non ho nessun tipo di ambizione né accademica né sistematica. Certo, la mia ambizione sarebbe quella di schedare tutti i film importanti, che i film importanti della storia del cinema ci fossero. So benissimo che non riuscirò mai a esserci. Cinema muto, per esempio, ci sono tante schede del cinema muto, ma secondo De Chaumont non è neanche una scheda. La prossima edizione ho recuperato un super cofanetto, la prossima edizione lo faremo sicuramente, ma al di là delle battute, diciamo piuttosto che la povertà dell'Accademia Italiana, mi scuso di parlare con gente che insegna, nel senso che l'Accademia mi sembra che si sia un po' indirizzata verso una super specializzazione che finisce per privilegiare un campo che magari viene arato e dissodato completamente, ma quello che ci sta al di là dei limiti non viene affrontato. E soprattutto l'Accademia ha finito per produrre una serie di libri molto 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 specifici, tutto su quel film, tutto su quell'autore, non sempre primario ma qualche volta anche un po' secondario, e in qualche modo i giovani si sono indirizzati al mio dizionario proprio perché poteva involontariamente sostituire un altro tipo di lavoro. C'è in Italia, c'è la storia del cinema di Brunetta, c'è la gigantesca opera pubblicata da Marsilio dal Centro Sperimentale, poi però non è che c'è molto. Certo, c'è ancora la storia del cinema mondiale di Fofi, Volpi e Morandini, però non so quanti sanno che esiste e la consultano. E invece i giovani che vanno all'università, ma anche i giovani quindicenni, sedicenni che spesso incontro, mi dicono ho imparato a conoscere, proprio grazie al fatto che è un libro che uno guarda, cerca gli indici e così, come dire, finisce per sopperire a quello che manca in Italia. Non so se esiste negli altri, in Francia sicuramente c'è una produzione molto maggiore proprio a livello di tentativo di sistematizzare la storia del cinema francese e mondiale. In Italia mi sembra che questa cosa sia ancora molto di là da venire, che c'è stata una specie di contraccolpo proprio nelle ambizioni o negli obiettivi degli università e degli universitari di andare andare verso una specificità che può funzionare da una parte, ma dall'altra parte no. Non ho assolutamente, proprio minimamente, l'ambizione di sostituire il Brunetta, per esempio, tanto per dire una cosa, la storia del cinema italiano, però cerco di offrire degli strumenti che possano aiutare chi vuole avvicinarsi non soltanto al singolo film, ma in qualche modo a un discorso più generale.
un lettore mi ha detto perché non faccio delle voci tematiche storiche, ma poi diventerebbe una cosa che non sta né in cielo né in terra, quindi non mi sembra assolutamente giusto. Però per esempio la voce Amleto, la voce tematica Amleto mi sembra una voce piuttosto interessante, anche quella Cinepanettone, tanto per, oltre vabbè, Star Wars è una specie di monumento, però non penso, come dire, vorrei che altri facessero quello che non faccio io, ecco, che non posso, che non voglio fare, che non posso fare. Poi magari la gente si attacca a quel libro perché non trova nient'altro, ma... Scusate, intervengo per due ragioni, per dare due indicazioni tecniche. La prima è che naturalmente tutte le persone che ci stanno ascoltando possono fare delle domande a Meraghetti attraverso la chat di Facebook. Se voi scrivete tra i commenti, io poi le trasferisco al nostro ospite. L'altra cosa è che abbiamo citato più volte i collaboratori, e tra questi collaboratori mi piace ricordare che c'è proprio il nostro Roberto Manassero. Poi sì, nella prima pagina del dizionario ci sono belli corpo 12, 16, non so bene, tutti i nomi delle persone che collaborano. Ci tengo molto che ognuno abbia il... No, sarebbe un lavoro impossibile, certo, da fare da solo, proprio perché a scrivere le schede ci vuole un bel po' di tempo, non è semplice, devi vedere il film naturalmente, ma... poi devi lavorarci su, non è una cosa proprio, una passeggiata di salute, come si dice, e quindi è giusto che i collaboratori abbiano il giusto riconoscimento. Io volevo però, mi avete lanciato due stimoli molto interessanti. Il primo, sono d'accordo sul fatto che l'Accademia, lo dico proprio dall'Accademia, sia malata di specialismo, e soprattutto l'Accademia, che è quello che un po' cerchiamo di fare noi nel nostro corso, guarda poco al presente, frequenta poco quei luoghi come ad esempio i festival o anche le sale in cui il cinema si fa. Mentre invece uno degli aspetti più interessanti e straordinari del dizionario è proprio quello di essere un racconto del presente, cioè di un cinema che si fa. Abbiamo visto bene come il dizionario sia un corpo vivo, cioè un luogo di sistematizzazione, ma che cambia continuamente. E questo è anche il piacere del collezionista delle varie edizioni. Invece prima si parlava delle difficoltà delle scelte, ma mi chiedo, ma la scelta non è già un atto critico? Cioè chi si occupa di scegliere i film ne ha tutto il diritto, ha tutto il diritto di stabilire delle gerarchie, di decidere su cosa mettere l'attenzione e di decidere anche che cosa debba rimanere fuori, contro il delirio del digitale per cui noi siamo costretti, siamo di fronte a una bulimia di prodotti. Molto spesso il lettore, lo spettatore ha anche bisogno di qualcuno che in maniera autorevole faccia una scelta e in questo modo lo indirizzi e lo aiuti. Sì, sono d'accordo, però la scelta, come diciamo, una scelta, cioè un giudizio critico mi sembra fondamentale. Su cosa includere e escludere, già lì andrei più coi piedi di piombo, perché io non sono i 100 capolavori o i 2000 capolavori della storia del cinema, sono un dizionario dei film, di quelli che si possono vedere. Poi, come dire, come faceva notare prima Roberto, è impossibile schedare, seguire tutto, non è mai stato possibile neanche negli anni passati, però adesso a maggior ragione è più difficile. E la selezione, diciamo il setaccio, non è che decido io se un film vale la pena di essere visto o no, ma piuttosto quali possono essere gli elementi di interesse per cui un film può attirare l'attenzione, per cui è un film con Brad Pitt, anche se è bruttissimo lo metto, lo schedo, e poi dico che è bruttissimo naturalmente. Cioè in questo senso il compito del dizionario non è quello, cioè i film che ci sono qui sono i film che vale la pena di vedere, no, ci sono tantissimi film a una stella e mezza, che secondo il mio giudizio critico non vale la pena di vedere, ma però ci sono. E certo, di fronte alla cascata di titoli che arrivano,
la selezione forse diventerà un pochettino più rigida, un pochettino più se ne lasceranno fuori di più, perché materialmente non si può fare tutto, non avrebbe neanche senso. Speriamo di avere l'intuizione per fare le cose sensate e fare delle scelte abbastanza sensate da questo punto di vista. Poi sull'Accademia, come dire, non spetta a me. Io mi ricordo che quando io ho cominciato a fare l'università, ho fatto l'università, erano, non vorrei dirlo, ma erano praticamente 50 anni fa. C'erano anche allora dei corsi specifici, però i professori che avevo, io ho avuto la fortuna di avere Mario Dal Pra per la storia della filosofia, Enrico Paci, filosofia teoretica, Remo Cantoni, filosofia morale, Vittorio Spinazzola, storia della letteratura italiana contemporanea. Certo che erano corsi su un argomento specifico, però la capacità di questi professori era proprio quello di aprirti la testa, partendo da lì di allargare lo sguardo su tutto. Mi viene il dubbio, non seguo, cioè non sono un esperto, non seguo, leggo ogni tanto le pubblicazioni che escono dall'Accademia, mi viene il dubbio che questa curiosità, questa ambizione a allargare il campo si sia non un po', ma molto ridotta. Però, come dire, sto fuori, non ho mai fatto, cioè no, mi hanno invitato qualche volta a fare qualche corso e l'ho fatto molto volentieri perché mi piace dialogare con i ragazzi, ma faccio un altro mestiere, non sono un professore, sono tutta un'altra cosa, ecco. Allora io voglio tornare un attimo sul dizionario, perché volevo chiederti una cosa molto secca, cioè hai dato giustamente rilievo e importanza alla squadra di collaboratori. È mai capitato che ti convincessero o uno di loro ti convincesse della bontà di un autore che invece tu fino a quel momento avevi sempre detestato? Di un autore non lo so, di un film certo, non è mica, cioè se uno, come dire, io vedo un film che non, poi se il problema vero è quello di non usare tanto questi termini, detesto, sono un fan, perché sono le cose secondo me che portano su strade pericolose. Io, nonostante il fatto che non sia un grande stimatore di Lars von Trier, non ho nessun problema col personale, non lo detesto, penso che i film che fa siano brutti, cioè siano, come dire, dei film pomposi, compiaciuti, narcisistici, e cerco di dirlo perché faccio un esempio molto semplice. Europa mi sembrava un gran bel film, mi sembra che abbia 3 stelle, adesso non mi ricordo più, se mi avete preso in castagna sul I cancelli del cielo, figurati però nella scheda c'è scritto che si divideva tra chi lo considerava una schifezza, che era un capolavoro, e io mi schieravo dalla seconda parte. È vero, è vero. Mi sembra di ricordare, mi sembra di ricordare, poi vabbè, lascia stare le stelle. Ma più di una volta ho trovato, come dire, parlando, discutendo, cercando di ragionare, dei collaboratori mi hanno aperto la testa, non ho la scienza infusa, su certi film posso apprezzarli e certi altri posso avere, come dire, qualche schermo maggiore per arrivare al senso, al cuore del film. Io penso che il bello proprio di lavorare in gruppo sia anche questo, quello di fare i conti con delle visioni non opposte. Ho selezionato i collaboratori secondo un'idea di cinema vagamente diciamo. Tutti noi siamo convinti, spero, se no li licenzio, che i film siano una finestra aperta sul mondo, per usare una frase, diciamo, che si capisce. Ecco. Poi però, come dire, ognuno ha delle... Certo che su alcuni film simbolici, no, non che non mi abbiano... Cioè, che vinca la mia tesi, ma continuo a pensare che la mia tesi sia migliore di quello che tentano di spiegarmi. Non ho trovato uno che mi abbia
convinto che C'era una volta Hollywood sia un film straordinario. Mi sembra una rimasticatura compiaciuta e citazionista di un discorso che aveva già fatto meglio in Bastardi senza gloria, per dirne una. E poi sono abbastanza sicuro, diciamo, di questo, delle reazioni che ho quando vedo un film per la prima volta, nel senso che so che mi faccio molto prendere dalla storia, tra virgolette, dell'atmosfera, e se invece questa cosa non funziona, se continuo a guardare l'orologio per vedere quanto manca, comincia a suonarmi un campanello d'allarme. Ma al di là di queste cose, penso di sì, cioè, se uno mi convince, sono molto aperto alle discussioni, Roberto può testimoniarlo di alcuni film, ha detto: io a questo film darei 3 stelle, darei 4 stelle, poi leggevo la scheda e mi sembrava che la scheda giustificasse quel tipo di giudizio, ma con Roberto, ma anche con tanti altri discorsi di questo tipo. Io non sono uno strassicuro dei propri giudizi, sono molto, tra virgolette, insicuro, nel senso che cerco di riflettere, di pensare, di confrontarmi con gli altri. Leggo molto gli altri critici, che stimo naturalmente, non li leggo tutti, però alcuni che stimo li leggo con attenzione, perché magari poi quando vedi un film, di solito dopo aver, cioè, i film quelli importanti cerco di vederli 2 volte almeno, anche quando c'è i film italiani dei festival cerco di prepararmi bene vedendoli un paio di volte, grazie a Dio me lo permettono, ma magari un film lo vedi una volta, esci fuori. Per esempio, non sono d'accordo, tanto per parlare sempre con Roberto, del suo entusiasmo per Mank. Io ho molti più dubbi, e sicuramente ne discuteremo quando toccherà fare la scheda. Quando faremo la scheda, non so se la faccio io, la fa lui o la fa un'altra persona, però ho per esempio molti dubbi, ci siamo scambiati dei messaggini dicendo: ma no, sono d'accordo, non sono d'accordo, ho dei dubbi, poi l'ho già visto 2 volte e comincio a conformarmi nelle mie idee, però c'è tempo, ecco, i film si devono vedere, uno L'infinito di Leopardi mica lo legge una volta sola, no? Adesso, non tutti i film sono come L'infinito, però certamente, come dire, certi film vanno visti più di una volta per essere capiti veramente, poi magari anche per essere stroncati se è il caso. Sì, noi scusami Roberto, quest'anno nel laboratorio i 2 film su cui abbiamo lavorato proprio nel dettaglio, confrontando le recensioni, erano proprio Once Upon a Time in Hollywood e Mank, di cui al contrario apprezzo entrambi moltissimo, e abbiamo però condiviso anche questo tipo di lavoro, cioè vedere come sullo stesso film ci possono essere dei giudizi differenti che nel momento in cui sono argomentati possono diventare complementari, o quantomeno letti da uno spettatore possono aiutare, perché più punti di vista consentono una lettura differente. Rilascio la parola a Roberto, quando volete, ci sono moltissime domande anche da chi ci sta ascoltando. No, però allora no, vai. Vai con le domande, vai, non preoccuparti. Vabbè, intanto Matteo Inzaghi, che è direttore di Rete 55, è anche uno dei nostri docenti del corso, non è d'accordo da subito sulla rilettura di De Palma, ma sappiamo che lui ne è un appassionato assoluto. No, al di là di questo, e a domande sul film più bello o più brutto dell'anno, ce n'è una molto interessante di Marco, che dice che è stupefacente non tanto e soltanto l'arrivare nel corso degli anni alle 33.000 schede, ma dice è titanico l'inizio. Cioè, come è nata la premedizione, come sono nate quelle prime 10.000 schede? Mereghetti aveva un archivio dei film visti e recensiti prima del 93, perché giustamente dice erano anni senza internet, in cui non c'era questa possibilità. E si viveva lo stesso, siamo cresciuti forti e belli. No, nel 93, cioè vuol dire alla fine degli anni 80, mi ricordo 89, 90, adesso non so bene,
c'è stata l'esplosione delle televisioni private in Italia, che riempivano i palinsesti solo di film. Film per lo più comprati a 2 lire, quindi film bruttissimi, sconosciuti, delle cosacce che trovavano nei magazzini. E ho pensato, siccome cioè, le televisioni ti riempivano questi film ti riempivano la televisione, ho pensato perché non potrebbe servire qualcosa come c'è in America il Martin. Che continua a pronunciare all'italiana, perché allora lo pronunciavamo così, e ho fatto un piccolo progetto, ho fatto delle schede di prova e ho cominciato a bussare. Io collaboravo alla Garzanti, i dirigenti della Garzanti erano molto favorevoli, ma Livio Garzanti odiava abbastanza il cinema. Infatti la prima edizione dell'Enciclopedia del Cinema non uscì nella collana delle Garzantine, ma con una copertina grigiastra, perché lui non voleva, come dire, infangare le Garzantine col cinema, che gli sembrava una cosa. Vabbè, comunque la Garzanti non gli interessò. Ho cominciato a girare un po' di altri editori presentando la proposta. Dalai, che aveva appena fondato la Baldini e Castoldi, annusò l'idea che poteva funzionare. Arrivò prima, una settimana dopo mi ha telefonato la Mondadori, che era interessata, ma ormai avevo firmato. E all'inizio no, l'elenco è stato molto semplice, come dire, ho cominciato a stilare un elenco attraverso le filmografie dei registi, così, dei film che bisognasse fare, mettendo tutti i Totò e tutti i Franchi in Grassia, ma anche gli Arthur Penn, i Coppola e Fellini, Visconti, Antonioni, cioè proprio facendo un elenco con un po' di così, ogni tanto facendomi aiutare. E abbiamo cominciato in questo modo. E poi negli anni non avevo nessuna scheda, non sono uno che tiene i quaderni con l'elenco dei film che ha visto, mai fatte queste cose qui, ogni tanto qualcuno me li fa vedere, mai fatte. I quaderni mi servono solo per fare le schede, perché ormai scrivo qualsiasi cosa col computer, anche la lista della spesa, escluso le schede, non sono capaci di farle al computer, non racconto storie, vi faccio vedere un quaderno, questo è il mio quaderno, queste sono le schede, adesso ve le faccio vedere, schede fatte, lavorate, distrutte, adesso volevo farvi vedere qualcuna dove pasticciavo, facevo, intervenivo, queste sono le schede, si vede la X perché l'ho fatta, le scrivo, poi mi correggo, poi va bene, no, non va bene, cambia la cosa, ricambia quella là, questa è la scheda di Roma, cioè non so perché, ma non sono capace di fare le schede direttamente al computer, mi vengono male, sono brutte, devo scriverle, è l'unica cosa che scrivo, però c'ho. È vero, Paolo, che adesso quando vai in sala, cioè adesso, da quando hai cominciato con il dizionario, quando vai in sala fai come Morando che prende appunti, no, durante la visione? No, lo faccio soltanto quando in sala al cinema, mai, non mi piace, proprio qualche volta soltanto perché magari devo recensire il film subito, uscire e fare la recensione per il Corriere, magari qualche battuta che mi sembra, cioè 1993, ecco, mi scrivo 93 perché poi me lo dimentico, ma no, la prima volta voglio vedermi il film così, come un vero spettatore, da spettatore. Qualche volta quando faccio delle schede a casa, magari col computer, le vedo attraverso il computer, magari schede di vecchi film, così, allora magari mi fermo per qualche annotazione, ma non mi piace questa cosa qui, voglio essere, farmi coinvolgere dal film più che posso, perché sennò poi uno non capisce più niente. Senti Paolo, rispetto al digitale e all'evoluzione, ai cambi, nel dizionario c'è la scheda di Twin Peaks, ad esempio, c'è Petit Cancan di Dumont, immagino che hai pensato, ti è stato chiesto, almeno per quanto riguarda quelle serie TV fatte da grandi registi di cinema, come, premettendo che è impossibile inserire anche la serialità televisiva, ma come
si può sistematizzare questa cosa oppure non si sistematizza, no. E quando si vede appunto Twin Peaks e la si butta dentro perché è troppo bello, troppo importante per lasciarlo fuori. No, Twin Peaks era una specie di giochetto tra di noi. Lui ha definito Twin Peaks non una serie ma un film in 18 parti, testualmente David Lynch, e l'ho detto vabbè, allora facciamo la scheda di questo film in 18 parti. Così è stato un po' uno scherzo tra di noi. Petit Quentin si è visto, cioè io l'ho conosciuto al cinema Petit Quentin, quindi mi sembrava giusto, mi sembrava giusto metterlo. Ci siamo chiesti se valesse la pena di fare, non so, New Pope di Sorrentino, però no, le serie sono un'altra cosa, soprattutto con la logica delle scritte di adesso, quindi con dei riassunti articolati. Guardate i riassunti delle 18 parti di Twin Peaks e Il Ritorno, ammesso che si chiami così, perché non si capisce se si chiama così. No, assolutamente. No, guarda, sono fantastici. Secondo me, se li legge David Lynch, non ci crede neanche lui che siate riusciti a scriverli. Cioè, forse anche lui prende spunto da quello che avete scritto voi per fare il riassunto. Speriamo. No, ma è veramente un problema. Cioè, le schede degli ultimi Avengers sono un rompicapo da fare. Non ti dico quando l'editore ha detto, stavamo chiudendo, proprio bisogna fare Tenet assolutamente, perché il dizionario si chiude grosso modo alla metà di giugno, e poi abbiamo continuato a lavorare, passando, vedendo, correggendo, mettendo a posto. Però ci telefona l'editore e dice: ragazzi, Tenet bisogna metterlo. Ci siamo messi tre giorni, abbiamo lavorato tre giorni in tre per cercare di venirne a capo. Spero che siamo riusciti, ma no, la serialità è un'altra cosa assoluta. Poi tra l'altro non avrebbe neanche senso fare delle schede per le singole puntate della serialità, mi sembra che proprio non abbia senso. No, le serie sono un altro mondo, non è cinema, vorrei che fosse chiaro, non venitemi a dire che le serie sono il futuro del cinema perché tiro fuori il bazooka. Le serie sono un genere televisivo assolutamente geniale, giustissimo, che ha influenzato il cinema, ma l'ha influenzato non stilisticamente, ma piuttosto, come dire, per una maggiore attenzione alla narratività. Ha permesso a una serie di attori che non trovavano lavoro di lavorare, tutto quello che volete voi, ma la serie è un'altra cosa. Però niente, il dizionario è dei film. Ecco, c'era proprio una domanda su che cosa ne pensate dei film dei supereroi che è stato citato. Sulle serie mi intrometto un secondo, sono d'accordissimo sul fatto che non siano il cinema né il futuro del cinema. Mi piacerebbe anche da lettore vedere dei casi come Refn, ad esempio, come L'ultimo guadagnino, eccetera, pensare a non a l'equivalente di un film, ma un luogo in cui dei registi cinematografici, oltre a fare film, hanno trovato una forma di espressione parallela, in cui però si senta tantissimo la loro impronta, chiaramente, non prestati. Non ho l'esclusiva dei dizionari, se uno vuol fare l'edizionario delle serie dei registi cinematografici si accomodi, io faccio altre cose, mi basta già quello che ho da fare. La prima domanda era sui supereroi. I supereroi, non sono un grande fan, sono abbastanza d'accordo con Scorsese che dice che questo qui è una specie di Luna Park, però mi diverto al Luna Park. Io Avengers Endgame l'ho visto con tutta la famiglia, moglie compresa, due figli, e ci siamo divertiti. Poi, come dire, non penso che sia un capolavoro, però sono capaci di divertirti. Mica puoi sempre vedere sempre soltanto di esire al cinema o la corazzata Potionkin, devi vedere anche qualcos'altro. Io sulle serie superiori devo dire che qualche volta, cioè alcune serie sono, cioè alcuni film di supereroi sono francamente un po' deludenti. Quello con le donne mi sembrava così, certi
certi personaggi sono stati stiracchiati per film interi un po' troppo, però alcuni mi sono, i primi Uomo Ragno mi piacevano, Terminator mi diverte, non tutti, ma un po' sì, ti dico, Avengers Endgame mi diverte vedere Thor lì con la panza che beve la birra, cioè ci sono delle piccoli scherzi che rimangono là. Poi DC è un'altra roba, però non sempre si può vedere, cioè non si vive solo di DC, mettiamola così. Sì, allora no, allora guarda, io volevo tornare un attimo a quella cosa della, che dicevi, si ragionava prima a proposito dell'Accademia, dicendo che a volte l'Accademia è un po' troppo, tu hai usato il termine specialistico, insomma io vorrei allargare un attimo il campo alla considerazione che l'Italia spesso ha del cinema che non è italiano da un punto di vista della celebrazione, chiamiamola così. Non è il caso tuo e del dizionario, perché per esempio tu hai sempre avuto una grande attenzione al cinema francese, che insomma, essendo un po' il mio campo di azione, però io ci sono rimasto molto male dal fatto che quest'anno i francesi hanno giustamente, ovviamente, celebrato l'anniversario di Fellini, ma noi, da noi nessuno ha celebrato l'anniversario di Audiard, di Michel Audiard, che pure è stato, voglio dire, un nome tutelare del cinema sì, francese. Ti fai delle domande su questo, su come trattare questo tipo di relativizzazione? Cioè, Fellini forse è un po' più grande di Audiard. Certo, comunque, certo. Se ti può interessare, ho appena ordinato il volume delle sceneggiature di Audiard Simenon, che è uscito in Francia, mi costa Act Sud, appena pubblicato, mi è costato un capitale, pazienza, faremo quello che bisogna fare. Ma il discorso è in generale, non soltanto per le celebrazioni. Il cinema in Italia è sempre stato considerato, come dire, non nel suo giusto rilievo. Certo, quando Fellini prendeva l'Oscar eravamo tutti contenti, però dopo, guarda l'incapacità che ha il sistema Cultura Italia di difendere i propri film alle candidature degli Oscar, come dire, che non sono il Nobel, sono una roba dove si sa che bisogna darsi da fare, cioè non riusciamo a entrare nella cinquina da quanti anni, e non perché entrino dei capolavori assoluti, ci sbattono fuori, ma secondo me è proprio perché non siamo capaci di lavorare in questo modo. Troppe volte il cinema adesso, se provi a pensare anche in questi ultimi 8 mesi, ieri sera c'era una puntata di Post 2, non so come si chiama, quella roba che va dopo il TG2 sul cinema italiano. E ah, tutti, sì, l'ho vista. E tutti dicevano che bella, la Delli Colli leggeva e diceva che pensate a tutti questi soldi che hanno dato, 250 milioni di qui, 400 milioni di là. Ok, ma che cosa hanno aiutato? Hanno aiutato, giustamente, sacrosanto, i lavoratori delle sale, della produzione, delle, tutti questi problemi qua. Ma qualcuno, cioè, se quando il cinema sta tentando di riaprire, penso a maggio-giugno, giugno-luglio, i contributi che dà lo Stato sono per chi li tiene chiusi, perché sono contributi per chi, per la cassa integrazione, per chi, ci sono cassa integrazione per i dipendenti che non lavorano, e non per chi cerca di tenere aperto i cinema, è chiaro che la gente, che i cinema non riaprono, perché mi conviene di più tenerli chiusi, perché mi pagano, io tengo chiuso, lo Stato mi paga i miei dipendenti, mi dà la cassa integrazione per i dipendenti, io sono tranquillo, non ci perdo neanche. Se devo aprire, magari ci smeno, perché ci sono molti meno spettatori, perché non, in una sala da 400 ne posso fare stare dentro 100 o forse anche meno, e così. È chiaro che ci vuole una politica culturale, per una politica a favore della cultura cinematografica, non della, dell'industria cinematografica. Sono due cose diverse, ci vogliono tutte e due.
in Italia la difesa della cultura cinematografica è lasciata all'estemporaneità di questo o di quel tipo. Esistono delle collane di DVD che hanno l'appoggio del Sensei? In Francia sì, in Italia, cioè, vuol dire, in Italia se uno vuole comprarsi tutti i film di Fellini non ci riesce, non ci riesce perché non esistono. È più facile se li trova nella edizione Criterion, dove ci sono delle edizioni Cuny Barbies, dicono a Milano, e in Italia no. Cioè, ma è possibile questa cosa qua? Cioè dire, no, tu sorridi, ma è agghiacciante questa cosa. Poi no, certo, come dire, abbiamo 2000 problemi più grossi, figurati. Se uno perde il lavoro, vuoi che gliene freghi qualcosa se si trova il DVD dei clown di Fellini? Ma neanche per mio nonno, cioè un problema secondario. Però bisognerebbe pensare, come dire, il ministro della cultura dovrebbe, il ministro della cultura o chi per lui, non vorrei fare dei nomi, ma ho avuto delle pessime esperienze quelle volte che ho cercato di collaborare, di dare il mio aiuto al ministero. Qualche volta ho trovato delle persone con cui, come dire, si poteva, cioè, come dire, che ero disposte a accedere, delle persone, ho trovato altre volte delle persone sorde, lasciamo stare. Dica, dottor Bellavita, dica. Ci sono altre domande, sono già dei lettori, tant'è che si chiede, a proposito di supereroi, Spider-Man un nuovo diverso ha preso molte stelle, come mai? Forse proprio perché che film era? Spider-Man un nuovo universo. Spider-Man un nuovo universo mi sembra 4 stelle, non vorrei sbagliare. Beh, ragazzi, io ho trovato questo cartone animato, non si chiama più cartone animato, lasciamo stare, questo film d'animazione assolutamente straordinario, pieno di un'invenzione. Ogni 3 secondi cambia ritmo, disegno, invenzioni, cioè è un fuoco d'artificio di intelligenza. Io l'ho trovato, secondo me andava assolutamente premiato. E ancora Gabriele chiede, proprio rimanendo sul tema, più o meno quanti sono i film a 4 stelle? 530, mi sembra che li abbia contati, sì, li ha contati la De Tassis una volta, mi ha detto che erano 530 e mi ha fatto il culo perché registe donne erano solo 4 con pochissimi film. Aia. Una roba vabbè ragazzi, so cosa dire, io non faccio le schede per generi, faccio le schede per quello che considero bello o brutto, però c'erano dei film con donne, mi sembra, ma non lo so, siccome che 500 film mi sembrano tanti. C'è anche chi si chiede, se si aspettava un così grande successo. Io aggiungerei un così grande successo in continua crescita, o comunque un successo continuativo. Così grande? All'inizio no, nessuno si aspettava nel 93 un così grande successo, nel senso che a me sembrava una bella idea, però non pensavo che funzionasse. Poi negli anni naturalmente le vendite sono diminuite perché è cresciuto il prezzo e cose di questo genere. Io continuo a pensare che la critica serve, è utile e che la gente lo capisce, pian pian pochi, non pochi, non le masse, però la gente lo capisce e questo lavoro, la gente si fida di questo lavoro e è disposto a confrontarsi, perché poi il bello è non essere d'accordo, 3 stelle, 4 stelle, 2 stelle, quello lì è proprio il bello, però cioè, come dire, c'è la gente che è disposta a stare ad ascoltare qualcuno. Lo faccio io per primo quando mi trovo, non soltanto dei critici di cinema che stimo, ma anche in generale critici letterari, d'arte, di musica. Io penso che la critica sia importante. Non ci avrei dedicato tutta la vita, più o meno, ho fatto anche altre cose, non ci avrei dedicato tutta la vita se non pensassi che valeva la pena farlo.
Senti, ma ti è mai capitato di discutere animatamente con autori che ti rimproveravano i giudizi sul loro film? No, nel senso che ho ricevuto degli insulti, questo sì, pazienza, ci sono dei... Ho provato... Ma cioè, è sempre un po' complicato discutere. Ho avuto degli scambi di opinione molto civili con dei registi italiani che a cui, come dire, magari non avevo dato quello che forse loro si aspettavano, ecco, però non, una cosa che cerco di non fare e che sicuramente nelle ultime edizioni ho completamente abolito, in passato qualche volta mi era scappato a me o a qualche collaboratore, è, come dire, non rispettare l'opera cinematografica. Io penso che il critico debba stare sempre un gradino sotto al film che giudica. Non è più importante lui, è più importante il film. Il film più brutto del mondo merita la stessa attenzione e rispetto del film più bello. Poi uno lo dice che il film è bruttissimo, però non sopporto quei critici che pensano di essere più importanti dell'opera, che fanno delle recensioni per dimostrare come loro sono bravi, intelligenti, come gli vengono bene le battute. Lo stile Pauline Kael, tanto per fare un nome, è morta, ecco, non mi piace, nel senso che lei aveva costruito la propria carriera di critica per imporre, difendeva i film, attaccava i film, ma soprattutto imponeva il proprio personaggio. In America, se non fai così, sei morto. In Italia, tanto io avevo un altro mestiere, facevo il giornalista al Corriere, facevo il caporedattore, non avevo bisogno di queste cose qua. Ecco, io penso che il critico debba essere sempre molto rispettoso dell'opera, dicendo che è brutto. Recentemente ho fatto una recensione di un film sul Corriere non particolarmente lusinghiera, il regista ha mandato, ho letto le tue parole non molto lusinghiere, ma spero che continueremo a considerarci amici, bla bla, e io gli ho risposto ringraziandolo. Ci sono, con dei registi ho parlato, discusso no, ogni tanto chiacchierato amichevolmente. Tra l'altro il rischio è che, mentre questo potevo farlo con un po' più di tranquillità 10-15 anni fa, adesso sono anche il critico del Corriere della Sera, la gente ha un po' di, cioè figurati, un regista fa un film e il suo bambino si mette a dire che il critico del Corriere è un cretino, potrebbe farlo, però poi ha paura di avere delle conseguenze. Ti assicuro che non le avrei mai le conseguenze. Però una volta ho incontrato un regista che conosco, nel senso non sono amico, però ciao come va, un convegno a Roma, ho detto ciao come va, male dopo la tua ultima recensione, e sono rimasto lì un po' male perché mi dispiace. Poi le recensioni, ahimè, non servono a aumentare, a vendere i biglietti, cioè, però, come dire, a lusingare o scalfire l'orgoglio e il narcisismo dei registi, sì, questo sì, indubbiamente. Ognuno, giustamente, loro fanno un mestiere per cui si mettono in gioco e vorrebbero che fossero sempre riconosciuti. Poi magari ci vuole un po' di anni perché ammettano che hanno fatto qualche film sbagliato. Però con qualche vecchio ho avuto dei simpatici incontri e colloqui molto stimolanti, anche se di alcuni film avevo detto che proprio erano brutti. Di alcuni loro film avevo detto che erano brutti. C'è Giulio Base che ci fa una domanda. Oh Madonna! Giulio Base mi manda spesso alla mattina alle 6:30, 7, mi dice: guarda che quella c'era una E invece che una O, è un lettore attentissimo. Ed è un cinefilo preparatissimo, Giulio. Sì, assolutamente. E infatti ci chiede: dicevi di critici che leggi e stimi, quali? Vabbè, diciamo che in Italia vorrei avere due maestri,
uno Goffredo Fofi e l'altro Adriano Aprà, che naturalmente ogni volta mi dicono che non capisco niente. Adriano, mi ha, quando è arrivato il dizionario, mi ha detto 2 stelle all'eclisse, ma sei pazzo? E adesso mi toccherà rivedermi l'eclisse, ma però penso di essere molto amico. Goffredo mi ha detto: no, ho rivisto Bastogne, per una volta hai dato le stelle giuste, mi dice ogni tanto un complimento. Questi, diciamo, secondo me sono veramente, cioè sono quelli i maestri della mia giovinezza, no, ma però dell'inizio dell'età adulta, assolutamente. E con tutte e due spero di aver mantenuto un buon rapporto così. Leggo con interesse, anche se non sempre sono d'accordo, Monreale, Ferzetti, i ragazzi di Filmidee, Cineforum, c'è qualche nome sì, qualche nome no, Film TV, non, cioè ogni tanto mi, cioè, non so, con Manassero mi sono arrabbiato, cioè, no, ho discusso di Menk proprio sulla recensione di Film TV, che faceva su Film TV. Ci sono dei, cioè, alcuni, diciamo che alcuni nomi li leggo perché mi sembra che abbia, che sia importante leggerlo, che hanno delle cose, però diciamo non per, perché poi uno non può leggere tutto. Per esempio, mi dispiace di non seguire come dovrei il Manifesto. Una volta ero anche abbonato alle rassegne stampa, adesso francamente uno, uno dovrebbe passare la vita a far soltanto queste cose. Cerco di leggere con una certa regolarità le recensioni di Le Monde, seguo Frodon sul sito The Slate, sono francofono più che anglofono, per cui sì, Bordwell ogni tanto lo guardo, ma non sempre. Sono abbonato sia ai Cahiers che a Positif. Notturno lo leggo, lo sfoglio, e ogni tanto trovo delle cose interessantissime da leggere, delle spigolature, qualche bella fotografia di qualche attrice che mi ricordo nella mia gioventù aver frequentato al cinema e non dal vero. Vabbè, grosso modo sono queste. Poi lo so che ogni tanto dovrei seguire, ci sono anche molti altri siti, però uno non ha tantissimo tempo, poi devo vedere i film, poi voglio vivere, stare con i miei figli, mia moglie. Prego. C'è qualche, Roberto, Mauro, qualcos'altro? Se no continuiamo, facciamo ancora un giro di domande magari. Beh, intanto come mai questa copertina? Questo mi sembra molto interessante. È stato un po' casuale, nel senso che il complesso Star Wars è importante in questa edizione. C'è una scheda tematica che mi sembra, adesso l'ho chiamata definitiva, forse mi sono lasciato andare un po' troppo, però sicuramente mi sembra una gran bella scheda tematica che fa il punto su tutta la saga. Le schede di tutti gli 8 film precedenti sono stati completamente rifatte, dei film di Star Wars, l'ultimo è uscito l'anno scorso, per cui è nuova, non c'era mai stata. E chiacchierando così si cerca, ma cosa mettiamo in copertina? Diciamo che dopo 2 copertine italiane, cioè Scola e Sofia Loren, volevo una copertina straniera. È stato abbastanza casuale. Mazzarella mi ha detto: ma hai visto questa foto? Perché non fai una copertina così? E devo dire che quella foto lì, quel disegno, poi non abbiamo trovato, ne abbiamo trovata una simile, aveva una forza iconica non secondaria, bello nero, cupo per i tempi che stiamo attraversando. È piaciuta anche all'editore. Le copertine nascono un po' così. L'unica regola che mi sono dato è non fare delle copertine legate all'attualità, perché diventano subito vecchie. L'unica volta che l'ho fatto avevo messo la fotografia di Eyes Wide Shut, perché non era ancora uscito e l'avevo visto a Venezia, e però dopo 6 mesi sembrava un libro proprio da dimenticare, per cui preferisco mettere la foto di qualcuno
il Falstaff di Orson Welles, Marilyn Monroe nel Quando la moglie in vacanza, De Sica in Pane, amore e gelosia, e non lo so, adesso dico un po' di cose così, Newman e Redford in Butch Cassidy, la scelta delle copertine nascono un po' casualmente, non è che voglia, però l'idea era bella, era funzionale con il lavoro che avevamo fatto, la fotografia era forte, why not? Beh, direi che c'è una domanda con la quale possiamo chiudere, perché è la domanda più teorica, cioè come è cambiata la critica nei decenni, ma forse per chiudere, per specificare un po' come è cambiato il suo approccio critico nei confronti del film in questi anni. La critica nei decenni è cambiata nel senso che, per esempio, in Italia ha puntato la sua attenzione soprattutto sulle recensioni dei quotidiani, scarsissimi, l'unico settimanale che mi sembra che abbia una qualche seguito è l'Espresso, di altri non mi sembra, mentre una volta erano chi faceva il peso della critica cinematografica erano le recensioni dei periodici, quindi erano recensioni di persone che uscivano lontano dal film, che avevano visto, magari rivisto, perché c'era modo di riflettere, però era ancora vivo, non è che un film si consumava nel giro di una settimana, come dire, erano film che magari duravano mesi e quindi aveva senso che i periodici ci intervenissero, ecco. Invece adesso mi sembra che la critica cinematografica sia proprio usa e getta, consumo più velocemente possibile, per cui parlo dei quotidiani perché scrivo su un quotidiano, ma però l'altra alternativa sono i siti, i blog, difficile, Cineforum ho visto che ogni tanto fa dall'archivio, che mi sembra una gran bella cosa, se no soltanto l'attualità più stretta, invece ogni tanto riflettere, ripensare sul passato varrebbe la pena. Come è cambiato il mio approccio? Continuo a pensare che un film sia una finestra aperta sul mondo, quindi, come dire, vorrei un film che dialoghi con il mondo intorno a me, non un forse sono un po' più sensibile a chi, come dire, ha uno stile magari più nascosto, più funzionale al rapporto con lo spettatore, piuttosto che tenderei a rivalutare Buñuel rispetto a Orson Welles, se devo dire, metterei un pochettino più in alto Buñuel dell'amatissimo Orson Welles, per spiegare cosa intendo in questo modo. Sicuramente mi sto allontanando sempre di più da una critica molto ideologica, da una critica che affronta i temi, che vede nei temi, nelle scelte, magari scelte un'ideologia d'autore, per cui vedi il caso di Tarantino, siccome ripropone in qualche modo sempre gli stessi meccanismi, e allora per questo sono grandi film, perché, come dire, lui ribadisce il suo ruolo autoriale. Ecco, la teoria dell'autore mi sembra che abbia fatto molto il suo tempo, che sia una cosa con cui non so se forse non vale più la pena misurarsi, ma comunque va tenuto, cioè è molto, penso che sia molto meno stimolante. Non è che posso dire un'altra teoria, i gender film o cose di questo genere, mi fanno un po' impressione chi sostiene che un film è bello perché affronta questo tema invece che un altro. Se un film affronta un tema inedito, nuovo, importante, lo noto, però continuo a pensare, come dire, al film come un incrocio di varie forze che funzionano soltanto se riescono a amalgamarsi nel modo migliore, e tra queste forze
ci deve essere, o comunque tendo ad apprezzare, anche il rispetto dell'intelligenza del pubblico. Quei film che sono fatti per parlarsi addosso mi piacciono poco, mi piacciono sempre meno. Quei film che devono dimostrare come sono geniale, gli lascio la loro genialità, ma non mi interessano molto. Ho spiegato abbastanza? Ma sì. Direi in maniera chiarissima. Posso chiusare una cosa, Andrea, sì, proprio su questo discorso, è forse anche un po' il ruolo che ha avuto il dizionario rispetto alla forma della recensione. Vabbè, qui i milanesi, che non sono più giovanissimi, si ricordano che una volta usciva un quotidiano del pomeriggio a Milano che si chiamava La Notte, che aveva questa caratteristica di fare anche le schedine di fianco ai film che ho scritto NMR, cioè non meritevoli di recensione. Questa era una caratteristica, ovviamente stiamo parlando degli anni 80, beh, io mi ricordo almeno quello degli anni 80, ma è anche precedentemente, forse un retaggio ideologico, e non intendo soltanto l'ideologia politica, ma anche, diciamo, forse un crocianesimo di ritorno, insomma un contenutismo di ritorno. Ecco, il dizionario dei film è esattamente il contrario di questo, proprio perché rubo una battuta che Paolo ha detto in un altro contesto, cioè trattano i film di Boldi e De Sica con la stessa attenzione con cui trattano i film di Vajda, e questo secondo me è stato il punto di forza ed è il motivo per cui, per esempio, io lo confesso, io lo consiglio anche agli studenti. È chiaro che non è materiale accademico di studio, però è la prima può essere benissimo la prima scintilla, fermo restando che alcune schede sono comunque talmente complete che possono davvero anche essere molto di più che non un invito all'approfondimento, ma un vero e proprio approfondimento. Ma è soprattutto l'atteggiamento che ha cambiato effettivamente la storia di questo tipo di pubblicazioni. Insomma, io anche qua è brutto fare paragoni con altri dizionari, non mi riferisco solo a quelli italiani, però rimane un prodotto unico, ecco, mi pare, anche dal punto di vista, non dico mondiale, ma europeo, ecco, perché anche i corrispettivi francesi non sono così completi come, e hanno comunque questo atteggiamento di sufficienza nei confronti di un tipo di cinema che invece il Mereghetti non ha, fermi restando naturalmente la legittimità dei giudizi su cui si può naturalmente poi non essere d'accordo. E pochi altri sono altrettanto vivi, sono altrettanto in evoluzione costante, direi, per chiudere ulteriormente. Beh, io vi ringrazio moltissimo, ringrazio Paolo Mereghetti per tutto il tempo che ci ha dato a disposizione, per le sue riflessioni, per aver risposto alle nostre domande e alle domande degli studenti. Ringrazio Roberto Manassero e Mauro Gerobasini, Lorenzo Rossi. Grazie a voi. Che ha confezionato tutti questi momenti con me. E beh, sicuramente è un arrivederci alla prossima edizione. Sto già lavorando, porca miseria. Non ne dubito che sarà ancora più completa. E se possibile, un arrivederci magari anche più ravvicinato, ancora per scambiare impressioni sui film. Magari non più con la didattica a distanza, magari di persona. Esatto, magari di persona. Speriamo. Grazie veramente, grazie di cuore. Grazie a voi. Arrivederci. Buona serata. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.